Dopo Stefano Luciano e Francesco Belsito è toccato all'unica donna in lizza per la carica di sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, a presentare ufficialmente la sua candidatura e alcune delle liste che la supporteranno. Almeno 8, ma si parla addirittura di 10. Ad assistere alla kermesse un parterre che annovera calibri da 90, come i parlamentari Vandaferro per Fratelli d'Italia, accompagnato dal portavoce per la Calabria, Ernesto Rapani, e Giuseppe Mangialavori per Forza Italia, arrivato con la coordinatrice regionale del partito, Iole Santelli, e con l'ex sindaco di Cosenza, Eva Catizzone. Poi il già deputato per Forza Italia, ex presidente del Consiglio regionale, ex assessore ai trasporti, Luigi Fedeli, accompagnato dall'ex presidente della provincia di Vibo Valentia, Ottavo Bruni, per l'UDC, ed infine il responsabile cittadino e quello provinciale della Lega, Gregorio Lagamba e Antonio Piserà. Vibo credo che sia la prima volta che abbia una donna come candidata a sindaco e già questo per me costituisce ragione di onore e di orgoglio, ovviamente. Poi le donne da sempre hanno rappresentato un quid pluris rispetto ai maschietti, si sa, in termini di energie positive, di armonia, di messaggi di gioia e di speranza che intendiamo dare ai cittadini e che credo con l'aiuto di tutti e con l'aiuto dei cittadini in prima persona tradurremo certamente in concretezza. Se lei dovesse essere eletta, qual è la cosa che la spaventa di più? Ma di preoccupazioni ce ne sono molte, di paura direi nessuna, perché il motto di Papa Giovanni, non abbiate paura di avere il coraggio, e io sarò coraggiosa nell'affrontare tutti i problemi che mano a mano si presenteranno. Dopo un periodo nel quale a Vibo Valentia si è preferito il civismo, con la sua candidatura ritornano in primo piano i partiti con i loro simboli. Sì, questo è un momento di straordinaria importanza che vive la città di Vibo Valentia, perché per la prima volta dopo tanti anni il centrodestra si ritrova unito accanto alla mia candidatura e questo mi riempie di orgoglio, mi inorgoglisce. Non dimentichiamo però che accanto al centrodestra e ai partiti di centrodestra ci sono numerosi movimenti e associazioni che condividono lo stesso progetto politico. Cosa dire ai cittadini che si apprestano ad andare al voto? Ma intanto ovviamente chiedo il voto, chiedo il sostegno, perché il sostegno si manifesta attraverso il voto ed è quello che noi chiediamo, che io chiedo evidentemente. E poi soprattutto gli chiedo di riappropriarsi dell'orgoglio della vibonesità autentica, gli chiedo di starmi vicino e gli chiedo di essere trasmettitori di messaggi positivi.